Adesso Alessandro Scorsone con te dobbiamo venire veramente al protagonista assoluto, l'Amarone, proprio nella sua essenza, perché fino ad ora abbiamo esplorato il territorio che lo caratterizza e anche le risorse umane che ci lavorano. Veniamo però proprio a questo prezioso nettare. Veniamo a questo grandissimo e straordinario modo di raccontare una terra che grazie al suo vino si è fatta conoscere in tutto il mondo. È un fenomeno numerico che fa paura, nel senso che oggi tutto il mondo ci invidia l'Amarone. L'Amarone ha questa grande caratteristica di essere un vino rigorosamente territoriale, fatto attraverso filosofie dei produttori che ci mettono dentro cuore e anima, e poi ha dei numeri che se uno li va a leggere rimane senza parole. Perché? Perché poi questi sono i vini che in realtà piacciono molto al nord Europa e piacciono moltissimo anche agli italiani. Non a caso, se un uomo vuole invitare una donna a cena la prima sera e vuole far colpo, sceglie un Amarone, dimenticandosi però che essendo l'Amarone un vino di gran corpo, è un vino di grande materia, se quella donna quella sera gli regge anche l'Amarone diventa un po' difficile per la serata. Quindi la bellezza di questi vini sono sicuramente la versatilità. Stasera abbiamo assistito ad una verticale straordinaria, dal 2007, che praticamente uscirà a brevissimo, tornando indietro fino al 2007, dove si sono riscontrate in realtà con la stessa mano, con la stessa proprietà, le diversificazioni delle annate. Ecco, questa è la magia di questo grande vino, nel senso che attraverso ogni annata ti racconta una storia diversa. Tu hai giustamente parlato di eleganza, l'Amarone è un vino elegante, l'Amarone è un vino che ti segna il cuore, l'Amarone mi dispiace quando qualcuno lo definisce vino da meditazione, come tu ben sai io la meditazione la associo sempre alla tristezza, io credo sempre che l'Amarone sia un vino di gioia, un vino che ti fa sorridere ed è un vino che soprattutto ti rende riconoscibile nel mondo, tant'è che da tutto il mondo oggi vogliono vini come questi. Loro in realtà si sono poi messi in gioco e non fanno più quei vini muscolosi che tendono a darti comunque quella nota eccessiva di alcol. Oggi hanno finalmente ripreso la via dell'eleganza. Dalla Valpolicella all'Amarone si trova effettivamente quella declinazione di eleganza che oggi tutti quanti veramente riconoscono a questa denominazione, ma riconoscono a quegli uomini e quelle donne che hanno scelto in quella terra di raccontare un paesaggio completamente diverso, lo hanno completamente ridisegnato. E viva Dio, queste sono le persone belle che ci piacciono. E piacciono anche noi, tra l'altro, Alessandro, e poi ti lascio perché intanto sono cominciati i festeggiamenti per gli 80 anni, sia della storia ma anche del patrone. E proprio il patron mi ha definito dei tre grandi rossi italiani, appunto il Brunello, il Barolo e l'Amarone, questo me lo ha definito il più moderno. Che sai, ha una storia dietro che è veramente bella, nasce da un errore e quindi già nasce da un errore ti pone di fronte ad un mercato completamente nuovo. Ma quando poi, quando la prima volta che si trova di fronte a questo vino dice non era amaro, era amarone, e quindi da quel momento nasce proprio il nome del vino e oggi è un vino che quando viene presentato la gente impazzisce. Io vedo con grandissimo piacere quando sono in zona di Verona la gente che lo beve tranquillamente anche come aperitivo. Stasera è stato servito alla temperatura perfetta che piace a noi, che è quella di cantina, e quindi vini anche con temperature così alte che bevuti alla giusta temperatura si lasciano bere. Quindi la bellezza di questi vini è che sono versatili durante tutto l'anno, eventualmente anche come aperitivo. Volete, che volete di più, l'Amarone? Mi sembra un'ottima chiusura, grazie Alessandro Scorsone per il tuo prezioso intervento.